Dicevamo che nell'ultima parte, come sempre, scegliamo io e Adele Marini una, diciamo, corollario di autori che, e di libri che a noi piacciono raccontare. E allora saluto Marco Maculotti, benvenuto qui su Giornale Radio. Grazie, grazie dell'invito e un saluto a tutti coloro che sono in linea. L'abbiamo svegliata per parlare dei miti nordici, degli dei, delle tradizioni dell'Europa settentrionale. Questo libro che è uscito a maggio di quest'anno per i tipi di Diarcos fornisce una prospettiva sui temi principali della tradizione mitica delle popolazioni nordiche in generale. L'obiettivo, il suo obiettivo, anche gli altri autori sono fatti, è quello di offrire una panoramica complessa sulla religione nordica originaria, proponendo dove è possibile anche dei parallelismi in un'ottica comparativa con la più vasta tradizione sacra indoeuropea. Perché è importante lavorare su, come lei diciamo, dal punto di vista storico, teologico, su quelli che sono i mitici, i miti nordici che ci arrivano anche un po' così adombrati o mischiati di altri tipi di mitologie, non so se lei è d'accordo qui da noi. Sì, sì, sono, cioè, non c'è un'informazione su uno degli aspetti culturali importanti della parte nordica dell'Europa. Ecco, io sono d'accordissimo innanzitutto con quanto ha detto lei adesso e anche purtroppo la ricezione che noi abbiamo, intendo contemporanea, degli dei e dei miti nordici è purtroppo snaturata dal filtro dei mass media televisivi, delle serie televisive, dei film ispirati a queste divinità. Quindi sicuramente il primo punto da cui partire è andare ai documenti ufficiali, antichi, alle fonti vere e proprie da cui ricavare appunto non solo il mito in sé o i miti da narrare nell'opera, come spesso è accaduto in Italia con diverse pubblicazioni di questo tipo, ma anche andare a studiare poi la cosmogonia, la visione del mondo che questi miti rivelano messi insieme, e anche poter guardare al pantheon delle popolazioni nordiche antiche non in un'ottica chiusa, ma anche con dei confronti di tipo comparatistico con i pantheon delle altre tradizioni indoeuropee, cioè per esempio quella greco-romana, quella indiana e iranica soprattutto, che probabilmente tra tutte queste tradizioni è quella che presenta più punti di contatto con quella nordica, anche più di quella celtica, nonostante il fatto che spesso i nordici e i celtici vengano sempre citati insieme rispetto alle altre popolazioni di questo alveo. Ci spieghi che cos'è il crepuscolo degli dei, che è uno dei temi della sapienza occulta? Assolutamente, sì, è uno dei temi più complessi ma anche più appassionanti a mio parere del corpus mitico dei nordici. Il crepuscolo degli dei, Ragnarok, letteralmente è la fine la caduta degli dei, appunto il crepuscolo dei medesimi, e quindi con essi la caduta del mondo e del cosmo intero, quindi un evento apocalittico che però andato ad analizzare, a studiare secondo le fonti antiche si può trovare che presenta diversi e notevoli parallelismi con altre tradizioni non solo apocalittiche ma anche escatologiche, perché nelle tradizioni antiche i due ambiti andavano sempre di pari passo, e quindi per esempio delle comunanze assolute con la letteratura escatologica e apocalittica induista del Vishnu Purana per esempio, o del Kalki Purana, e anche con l'ambito mediterraneo a noi più prossimo, per esempio con gli oracoli sibillini dell'antico ecumene etrusco e poi romano, e addirittura con l'Apocalisse di Giovanni per esempio. Lei ha lavorato anche con molti, diciamo, esperti, vedo Andrea Anselmo, Fabrizio Bandini, Alessandro Bonfanti, Alberto Brandi. È un volumone da 450 pagine che forse mancava
nel nostro paese, perché c'è stato una, a un certo punto un dimenticarsi di questa parte della storia importante? Indubbiamente per un'opera così consistente serviva anche il contributo di altri autori. Io ho curato e ho scritto più di metà dell'opera e poi ho legato i restanti capitoli degli altri autori. Ho cercato di dare ad ogni autore l'argomento di cui sapesse parlare meglio, di cui avesse anche magari scritto in precedenza, nonostante il fatto che poi ogni autore ha il suo punto di vista, le sue idee su determinate questioni trattate nel libro, abbiamo cercato di dare un'immagine complessiva che pur nella diversità talvolta di opinione e di veduta dei vari autori, il quadro che fornisce l'opera così come arriva nelle librerie e nelle mani dei lettori dà un quadro comunque unico, coerente, come, non dico come se fosse stato scritto da un unico autore, ma comunque scritto da un gruppo che lavora con un unico obiettivo e con un punto di vista che segue delle direttive comunque a cui non si può, che non si possa ignorare, come appunto quelle che ho appena menzionato di tipo mito storico dell'alveo indoeuropeo, i confronti della tradizione del crepuscolo degli dei con le altre tradizioni scatologiche e apocalittiche delle antiche religioni indoeuropee, la ritualistica per esempio, la stessa concezione del destino che troviamo molto simile a quella dell'antica Grecia. Quindi tutti gli autori, comunque noi tutti abbiamo lavorato con in mente questa idea di riportare il mito nordico, gli dei nordici e poi il cosmo, la visione del cosmo degli antichi norreni, degli antichi abitanti della Scandinavia, a questo più vasto alveo indoeuropeo appunto. Grazie. Marco Maculotti qui su Giornale Radio, Miti nordici, dei e tradizioni dell'Europa settentrionale.